sono i maestri d'ascia, sono i costruttori delle gondole, le lunghe imbarcazioni nere che esistono solo a Venezia. Lavorano negli squari, un mestiere antico. La famiglia Tramontin genera gondole dal 1884. Il nonno di Roberto ha un record di 7 gondole in 21 giorni e di una in 24 ore con pezzi da assemblare. L'unicità è perché è una barca unica al mondo, personalizzata, perché viene fatta sul peso del gondoliere, poi è simbolo di Venezia ed è la cosa più fotografata al mondo. Qui abbiamo una gondola regale. Sì, questa è una gondola a matrimonio. Logicamente questa è vestita da matrimonio, poi quando lavora normalmente ha il suo vestito nero. Per lei una gondola cos'è? Beh, simbolo di Venezia, che poi è simbolo del mondo e poi tanta passione che io ho per questa barca. Quante gondole ha costruito nella sua carriera? È come dire quanti bacini ha dato mia moglie, non lo so. Quella più bella? La prossima sicuramente. Ma la gondola è più bella? Quella senza nessuna addobbo, nessuna decorazione, oppure è un'anima che di volta in volta si veste a seconda delle occasioni? Allora, va a gusto. Personalmente la barca, diciamo, da matrimonio come questa a me non piace, è troppo kitsch. Facendo un paragone, è come una bella donna, senza trucco, se è bella è bella. O al limite, se vuoi truccarti, poco poco. Troppo cari col trucco, barca così, è pesante, è duro da digerire, per me. Scopriamo nel dettaglio com'è composta una gondola. Questo sono i due fiboni di poppa, questo è il succhetto di poppa, questa è l'asta di poppa, questa è la lama di poppa, questa è la falca, questo si chiama soralai, questo è il trasto di poppa, trasto piccolo, trasto grande, soranerva, quelli che vedete interno si chiamano sanconi, le ordinate. Sotto, non so se riuscite a vedere, sotto qui c'è quelle sul fondo e parallelo, sono le piane. C'è il fondo, questo è i trastolini, trasto bagagli, questa è la nerva, io parlo in codice come viene fatta. Queste sono le fodre corte, fuggioli, delfini, fodre lunghe, portea de prora, trasso da prora, fiobon de prora, il cordon o fusarola in italiano, è il ferro de prora. E poi? E poi? E poi l'intaglio, l'oro. E il remo? Il remo, giusto, la forcola di prora, e questo è il canon. Il canone col faral. Era la luce. La luce, sì. E un tempo a coprire la silhouette della signora in nero c'era il felse, un drappo.